trovare sul canale. Allora, oggi sono qui per parlare dei miei preferiti del periodo, che mi piace tanto fare, lo sapete, perché appunto mi diverto a dirvi quello che mi piace, a condividerlo con voi, e spero che faccia piacere anche a voi, appunto, come sempre, per condividere delle cose. Partiamo subito, e ovviamente questi preferiti qui comprendono, diciamo, sia maggio che giugno. Partiamo con la skincare. Non vedrete fisicamente il prodotto qui, perché poi fondamentalmente sono due prodotti. Allora, se sentite rumore di acqua, mi pare che andasse le piante fuori. Comunque, sono due prodotti. Ho mescolato allora la mia adorata acqua termale di Avène, di cui mi sentite sempre parlare, e l'idrolato di salvia. Praticamente qualcuna sicuramente non saprà di cosa si tratti, perché anche a me, quando arrivò con una bio box, dissi: ma a che cosa serve questo? È tipo un'acqua poi come consistenza. E poi andai un po' a leggere in giro e vidi che ci sono tantissimi utilizzi, quindi è davvero tanto versatile, per tanti utilizzi anche diversi, quindi viso, corpo, capelli. Per esempio, per il viso in particolare, vi dico di questo mio utilizzo, che riguarda il sebo equilibrare la pelle, appunto, che può essere acneica, più mista o grassa, eccetera eccetera. Quindi l'ho mescolato insieme per ottenere questo effetto di spray rinfrescante, ma che utilizzo soprattutto come trattamento la sera, come tonico praticamente. Lo spruzzo sul viso con questo erogatore, appunto, a spruzzo, e poi ci vado a mettere, lo utilizzo soprattutto quando utilizzo un olio. Tipo, io utilizzo l'olio di canapa, che è appunto sempre sebo normalizzante, idratante, però comunque opacizzante, diciamo, che ha questa azione per le pelli miste e grasse, e mi piace molto questa combo. E poi, per alleggerirlo, per non usarlo puro, ve l'ho detto, l'ho mescolato con l'acqua termale, comunque rinfresca e idrata la pelle. E quindi, ve l'ho detto, l'ho messo qui dentro, è molto pratico, mi piace tanto utilizzarlo, quindi mi sto trovando veramente bene, mi piace molto. Andiamo avanti con la prossima categoria e parliamo di make up. Chi mi conosce, chi ha visto gli altri video, lo saprà, il preferito di questo periodo per quanto riguarda il make up, perché li ho adorati, mi piacciono tantissimo. Parliamo di Dreamy Matte Liquid Lipstick di NAVLA, che mi piacciono tantissimo, veramente. Quindi, se non l'avete ancora provati, io vi consiglio di andarli a sbocciare, a provare, perché veramente sono stupendi. Io posseggo Roses, che è stato il primo che ho acquistato, e poi, siccome mi era piaciuto tantissimo per texture, per durata, per effetto sulle labbra rimpolpante, non smetterò mai di dirlo, una delle cose che mi è piaciuta di più in assoluto, e insomma, per tutte queste caratteristiche che mi sono piaciute da impazzire, non potevo non mettervi questo nei preferiti, perché veramente li adoro, mi piacciono da impazzire, davvero stupendi, li adoro, e davvero sono il mio prodotto make up preferito di questo periodo. Andiamo avanti con i capelli, e questa volta vi inserisco un prodotto che vedete in diversi ambienti, in diverse situazioni, perché è davvero versatilissimo. Si tratta del gel di aloe vera. Questo video credo che lo caricherò dopo il video in cui vi mostro come realizzare dei capelli voluminosi, morbidi, come idratare le onde, o comunque i boccoli, e farli venire meno crespi, eccetera eccetera. Comunque ve l'ho mostrato appunto in uno degli ultimi video. È fantastico, ve lo metto nella, appunto, sezione capelli, perché è indicatissimo per idratare i capelli, per lo styling. Quindi è veramente consigliato, perché è molto nutriente, li idrata, li, appunto, dà questa texture, mi viene da dire, dà questa forma, questo styling ai capelli, ma non li va a seccare come una spuma, poi li fa proprio bene ai capelli in generale. Quindi davvero consigliatissimo il gel di aloe vera, in particolare se è naturale ancora meglio. Questo qui si trova facilmente in giro, è dell'Aquilibre, il 98% naturale e 98% proprio aloe vera, ma comunque si trovano molto facilmente. Ho visto molti marchi che realizzano questi gel di aloe vera proprio puri, che fanno bene per tantissime altre cose, però io ve l'ho messo nei capelli. Quindi andiamo avanti con la bevanda. Ragazzi, la bevanda preferita del periodo, vi dirò che non c'è, cioè, nel senso, non ho niente che bevo particolarmente. Vorrei provare il nuovo Estate Zero, ancora non l'ho mai provato, speriamo che sia uguale all'estate normale, così sarà ancora meglio. Comunque, beh, d'estate in generale, per rinfrescarmi, se vado al bar, la granita, mi piace molto bere la granita, soprattutto d'estate, appunto, perché mi rinfresca, mi piace molto. Se proprio vi devo mettere questa bevanda, vi dico la granita al limone, rigorosamente.
Andiamo avanti, la prossima categoria è fashion, quindi moda, e questo non vedevo l'ora di farvelo vedere. Le adoro, sono queste scarpe che ho trovato da Bershka, mi piacciono tantissimo, che hanno questa pare in gomma bianca sotto e poi sopra ce l'hanno in paglia, e poi hanno queste bande brillantinatissime come piacciono a me. Io ragazzi sono piena di queste scarpe, cioè se le vado a contare non so quante cavolo ce ne abbia di, con questa texture così, con i brillantini, con questi brillantini così, con i glitter, ce ne ho veramente almeno tipo 6 paia così. Ma ovviamente o di ginnastica o un altro modo, comunque ce ne ho un sacco, vi giuro, ma mi piacciono troppo, cioè sono tipo attrattissima quando le vedo. E poi sono comodissime, per chi magari è più bassina sono belle perché appunto vi rialzano un po', però sono comode come una scarpa bassa, fanno comunque bene al piede perché non sta proprio raso terra, mi piacciono un sacco, le adoro e le ho prese da Bershka, quindi vi dicevo. Andiamo avanti con il profumo. E anche qui sempre il tasto dolente, perché non so mai che dirvi, perché lo sapete, non uso i profumi, bla 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 bla. Allora c'è un doppione in questo video, vi rimetto i Dreamy Matte Liquid Lipstick, perché ragazzi andateli anche solo a sniffare, scusate tutti questi rumori in sottofondo, anche solo se li sniffate hanno un odore bellissimo, non è stucchevole perché comunque anche se è molto dolce è molto bello, poi non è che vi resta sotto il naso, poi evapora, insomma va via, quindi non lo sentite neanche quando lo applicate, però è davvero piacevole, tipo una coccola, andarsi a mettere questo rossetto quando l'aprite, perché è un profumo stupendo, quindi doppione. Andiamo avanti come canzone invece, ce ne sono tante che mi piacciono in questo periodo. Sì, allora ve ne metto due diverse perché comunque ve l'ho detto, questo video è abbastanza ampio, prende anche comunque anche il giugno, quindi vi metto una che ho ascoltato proprio a morire, ma in generale anche più di una, quelle lì di Federica Carta, di Federica la ragazza che ha partecipato a Amici quest'anno, e lei mi piace molto la sua voce, mi piacciono tantissimo le canzoni del suo album, veramente una più bella dell'altra, e tra tutte mi piacciono più di tutte, aspettate che ve le vado a cercare dopo tutto, e poi ti avrei voluto dire, allora noi sentiamo un pezzettino. Ma se lo rischi vuol dire che forse in fondo non vuoi. Stammi vicino da togliermi il fiato stanotte. Che poi sono le canzoni che cantava sempre proprio ad Amici durante il serale, quindi lo ascoltate proprio un miliardo di volte, lo piacevo. Che queste braccia sono così stanche. E poi vi dico la seconda che invece è un po' un genere diverso e mi piace troppo, ovviamente è tipo la canzone dell'estate, come tutte queste canzoni così, anche chi magari li odia li aver sentiti comunque perché li passano dappertutto, in radio, su YouTube, sono stati ai primi posti un sacco di tempo, insomma mi piace un sacco. Vabbè, questo è il mix Spotify, non mi fa andare avanti, penso sia proprio una cosa di Spotify. Alle quinte mi piacciono molto di più i cattivi. So cosa vuol dire non arrivo a fine mese. Questo è il mio film, io ho fatto io le riprese. Le ragazze con il biglietto facile. Vabbè, insomma, e questa poi anche il ritmo mi piace un sacco, proprio estivissima, stupenda, quindi è la seconda preferita. Finito i miei preferiti di questo mese, fatemi sapere come sempre se avete qualcosa che appunto è una cosa vostra preferita di make-up, di film, di serie tv, come sempre, perché mi fa piacere avere dei consigli da voi. Io spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, vi abbia fatto piacere guardarlo, se è così lasciatemi un like perché mi fate tantissimo piacere come sempre. Io vi invito a seguirci su tutti i social che trovate alla fine. Video, vi mando un bacio e al prossimo video.